Sicuramente è giusto pensare alla salvezza dopo il campionato comunque dell'anno scorso. Puntiamo a una salvezza, speriamo, quanto più tranquilla possibile, poi strada facendo vediamo, però sicuramente il nostro obiettivo è quello di una salvezza. E che Salernitana sta nascendo, a tuo giudizio, alla luce anche delle operazioni di mercato di questa società? Ma sicuramente è una buona Salernitana, un mix tra esperti e giovani, sono arrivati comunque giocatori importanti, speriamo che ci possano dare una mano, però lo ripeto, illudere i tifosi e le persone, quindi è importante per la Salernitana mantenere la categoria. La stagione è appena cominciata, ma la Salernitana ha già vinto il suo campionato. Non lo scopro io, il calcio sta vivendo un momento difficile, quindi già è importante resistere in questo mondo. Poi se si può fare qualcosa in più ben venga, però in questo momento difficile è meglio restare comunque, fare le cose per bene e non fare la fine che hanno fatto altre società. Senti, Cozza nel giorno della sua presentazione ha detto: io sono abituato a vincere, se vengo in Serie B, vengo a Salerno è perché voglio vincere ancora. Ma speriamo che ci possa far vincere un altro campionato. Anche io fortunatamente ho vinto qualche campionato, però lo ripeto, se lui è così sicuro, sicuramente sa qualcosa più di me. Io spero e mi auguro di poter fare un buon campionato come tutta la squadra e poter dare delle soddisfazioni ai tifosi. Da lì a dire vincere il campionato, comunque la strada è abbastanza lunga, quindi facciamo un passettino alla volta, partita dopo partita, cerchiamo di toglierci sicuramente qualche soddisfazione, una buona squadra, però lo ripeto, l'obiettivo rimane quello di una salvezza tranquilla.